Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo nella banchina di Sottomonastero, eccolo il traghetto della Compagnia delle Isole che tra poco sbarcherà a Lipari dopo quasi 2 anni, gli eroi Biviano, i fratelli Biviano che hanno manifestato a Roma per le cure compassionevoli. Con noi il presidente della banda musicale San Bartolomeo, la dottoressa Tiziana Russo, che ringraziamo per la disponibilità. Fra l'altro voi già come banda siete stati molto vicini ai fratelli Biviano, no? Per un'altra bella iniziativa. Non proprio come associazione musicale Euliana San Bartolomeo, ma io ho deciso di sponsorizzare anche per questo motivo già un evento, l'evento a febbraio che è stato fatto in onore di Pino Daniele. E io ho fatto da sponsor, insomma, però non è di questo che dobbiamo parlare. Io volevo dire, proprio in qualità di presidente dell'associazione musicale Euliana San Bartolomeo, che con una piccola band, una piccola rappresentanza, perché abbiamo anche un po' così improvvisato, siamo qui non per esibirci, semplicemente per condividere questo momento di gioia e accogliere questi ragazzi, fratelli Biviano, che hanno lottato, hanno sofferto e hanno ottenuto oggi un risultato, anzi 2 risultati importanti. Noi li accogliamo in modo semplice, con la musica, suonando, con la nostra nobiltà d'animo, la nostra sensibilità, siamo solidali, lo manifestiamo, ripeto, in questo modo e gli facciamo tanti auguri per il loro futuro. E speriamo che non debbano più partire e restare qui insieme alla loro famiglia. Ecco, questa occasione diventa anche un motivo per parlare della banda, no? Da poco avete rinnovato il direttivo. Lei è il nuovo presidente, ecco, quali sono a questo punto le ambizioni? Io non voglio parlare della mia associazione, però voglio dire una cosa, che noi non siamo solo banda, noi vogliamo essere qualche altra cosa, come prevede appunto il nostro statuto, un'associazione che si occupa anche di altre cose, volontariato, organizzare eventi, perché no, essere disponibili quando c'è bisogno, in modo assolutamente, dico, gratuito, senza scopo di lucro, per quello che possiamo fare chiaramente per la nostra comunità euliana. Io ci tengo molto questo a dirlo, quindi se fare questo può essere un momento di gioia per questi ragazzi che rientrano dopo 23 mesi sull'isola e che sono stati senza le loro comodità in una tenda, che ben venga, facciamo tutti uno sforzo. Bene, ringraziamo di cuore la dottoressa Tiziana Russo, presidente dell'associazione San Bartolomeo, per questa disponibilità. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.